Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata con broccoli, salsicce e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola, farina di tipo 0, acqua, olio, lievito di birra fresco, sale, zucchero, broccoli, patate, salsiccia, provola dolce. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. La semola, il l'olio, e il sale. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio coperta con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per 1 ora e 30 minuti circa in forno spento. Nel frattempo, senza lavare il boccale, versiamo l'acqua, un cucchiaino di sale, chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il varoma, mettiamo i broccoli. Posizioniamo il vassoio del varoma, mettiamo le patate. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le verdure sono pronte, mettiamole da parte. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso ne prenderemo metà e lo stenderemo su un piano di lavoro che infariniamo con un po' di semola. Dopo aver steso il nostro impasto, posizioniamolo su una teglia per forno. Adesso andiamo a mettere le patate. Mettiamo un po' di sale, un po' di pepe. Aggiungiamo i broccoli. Mettiamo adesso la salsiccia che abbiamo tolto dal budello. Mettiamo adesso il formaggio. Mettiamo momentaneamente da parte, riprendiamo l'altro impasto e stendiamolo. Posizioniamolo adesso sopra la schiacciata. Rigiriamo adesso i bordi e chiudiamo bene. Spolverizzare con la semola. Lasciamolo lievitare in forno spento per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la schiacciata, adesso la andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa.
La schiacciata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Schiacciata con broccoli, salsiccia e patate. Grazie e alla prossima ricetta!